Salve ragazzi, piccola spiegazione, è un vostro collega del corso triennale. Salve Francesco, Francesca, so che venivi dalla lettura. Luca, ma tu che ci fai? Che c'entri qua, Luca? Puoi starci per carità. No, scusatemi, c'è un vostro collega della triennale in cui il computer ha deciso indipendentemente di venire a trovarmi. Stavo dicendo che stavo spiegando agli allievi della magistrale che un vostro collega della triennale ha preparato questa sigla per le lezioni streaming e mi sono detto perché solo ai ragazzi, agli allievi della triennale e quindi potevamo esordire anche la nostra lezione con la stessa sigla. Penso che non ne avrà male. Emiliano si chiama. Il vostro collega della triennale che ha fatto questo pezzo che sigla delle lezioni streaming. E io che devo dire, ma Luca, se proprio ci tieni, puoi pure partecipare alla lezione con molto piacere, ti ospitiamo. Grazie Mario, e cominciamo perché ci siamo tutti, compreso l'ospite gradito. Un attimo che accrocco l'affare e cominciamo con la fine della parte sul placebo e il sonno. Un attimo, come al solito preparo tutto. Allora, aspettate un secondo che guardiamo un attimo il fuoco e poi cominciamo. Il fuoco fa schifo, scusate il termine, ma quando ci vuole ci vuole. Dunque, noi abbiamo chiuso, interrompendo la lezione precedente, sugli effetti placebo degli ipnotici, in qualche modo, visto che è un territorio relativamente nuovo. Fra le aree della salute in cui sono documentati effetti placebo, quelli per quanto riguarda la capacità delle sostanze inerti di indurre o alterare il sonno. Però, nella maggior parte dei casi, come in questa figura che ha terminato la lezione precedente, non si tratta di studi sul placebo, ma si tratta di, come dire, riconsiderazione dei dati pubblicati in protocolli di sperimentazione farmacologica, nei quali ovviamente c'erano i dati del placebo, che indicavano, adesso non ci ritorno, l'apprezzabile diminuzione del tempo di addormentamento e l'altrettanto apprezzabile aumento del tempo di sonno. Quest'ultima parte, e poi chiudiamo e cominciamo invece la lezione, o la prima lezione, non so, sulle apnee. Raccontandovi un po' perché, come dire, supera questo problema. Perché non mi parte il pointer? C'è un pointer morto. No, forse è un capriccio momentaneo. Ma non è un capriccio momentaneo. Non lo so che cosa è successo. Vabbè, devo fare a mano. Non mi funziona. Vediamo se punta. Almeno punta però. C'è qualche problema? Vabbè, non fa niente. E allora vi dicevo in qualche modo per ovviare al fatto che queste sono informazioni, come dire, scusate il termine, dovrebbe dire di risulta, proprio perché da studi non a questo finalizzati. Qualche anno fa, sono passati ormai un po' di anni, mi decisi a fare l'unica esperienza di uno studio placebo ad hoc. Cioè esattamente sul placebo. Costruire gli studi sul placebo è tutt'altro che ovvio, per una serie di ragioni che fra un po' diventano chiari. Perché, come al solito, questioni etiche, questioni deontologiche, in qualche modo si rincorrono in questa storia.
mi piace ricordare con minimo di spirito provocatorio che poi il lavoro lo abbiamo pubblicato sul giornale di farmacologia, perché mi sembrava giusto che uno studio che vi anticipo dimostra dei consistenti effetti placebo lo dovesse pubblicare un giornale di farmacologia, che mi sembra, almeno dal mio punto di vista, la cosa più giusta e anche più provocatoria. Sì, niente, il pointer non va, quindi devo fare a mano. Quindi, tenete conto che, dicevo, non è facile fare il placebo per diverse ragioni. Primo, come evidente, io lavoro in un dipartimento psicologico e sono psicologo di formazione, quindi per ragioni deontologiche né posso somministrare farmaci, ma diciamoci la verità, non sarebbe neanche credibile se io raccontassi fintamente, fra virgolette, a dei soggetti, a dei partecipanti, che è uno studio farmacologico, primo. Secondo, c'è una seconda ragione di ordine etico. Se tu prendi dei pazienti con insonnia, quindi pazienti, persone che hanno un disturbo diagnosticato, e gli eroghi un trattamento finto, o meglio, finto con lo scopo però di mostrare che è placebo, di nuovo viene meno a un obbligo etico, quello di somministrare trattamenti riconosciuti. Quindi come aggiriamo le cose? La aggiriamo sostanzialmente con due, diciamo così, piccoli trucchi sperimentali. Il primo, non prendevo pazienti, prendevo, tanto per cambiare, studenti di psicologia all'interno di una popolazione relativamente ampia. Facevo una selezione sulla base di uno strumento che ormai già conoscete, il Pittsburgh Sleep Quality Index, che è una misura, vi ricordate, retrospettiva, che fornisce una informazione complessiva sull'eventuale presenza di alcuni disturbi del sonno. Quindi non è comparabile a una diagnosi. Certo, indica, suggerisce che alcune persone, se tu ovviamente lo somministri a 300 persone e all'interno della distribuzione identifichi quelli che sopra il livello criteriale, che in questo specifico strumento è il punteggio equivalente a 5, presentano problemi al sonno. Questi diventarono i volontari, ovviamente retribuiti dello studio. La seconda cosa fu aggirata sostanzialmente raccontando che stavamo sperimentando un nuovo trattamento naturale, quindi in qualche modo non facevamo riferimento a un vero e proprio farmaco, ma un trattamento presuntamente naturale per influenzare le caratteristiche del sonno. Il resto, per certi versi, era il disegno di uno studio, come dire, normale di sonno, come è evidente all'interno di un protocollo, chiamiamolo farmacologico, fra virgolette. Tu devi anche controllare la sequenza. Come vedete, il placebo veniva dato in questo caso qui fra la seconda e la terza notte, in questo caso qua veniva dato fra la prima e la seconda notte. Due aspetti che vi potranno sembrare assolutamente banali e secondari, ma non lo sono affatto. In una letteratura ormai consolidata sull'efficacia di alcune, appunto, sostanze inerti in alcuni specifici ambiti della salute, vi ripeto, lo dicevo già la volta scorsa, certamente l'analgesia, certamente la depressione, negli ultimi anni si è aggiunto anche il Parkinson e in questo caso qua i disturbi del sonno, o meglio l'insonnia. Molte variabili, potremmo dire sociali o psicologiche, hanno già una dimostrazione di modulare l'ampiezza dell'effetto placebo. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che in alcune condizioni, che fra un po' descrivo, l'effetto placebo viene massimizzato. Uno, per esempio, è, ci sono tantissimi studi in cui sostanzialmente si danno ai soggetti partecipando sostanze placebo dal prezzo variato. È quello che hanno osservato in più di un esperimento, che più paghi, più è ampio l'effetto.
verrebbe quasi un po' maliziosamente da dire questa cosa dà ragione a tanti psicanalisti che da decenni dicono quanto sia importante pagare per i trattamenti che si rogano. Però una cosa certa, la spesa economica del trattamento rende più alta è, più rende ampi gli effetti placebo. Secondo, alcuni aspetti, come dire, di facciata della sostanza placebo tendono a ampliare gli effetti. Nel caso specifico, noi usavamo, purtroppo sto a casa e non sto in facoltà perché li conservo ormai dall'epoca, io li feci fare da un farmacista in preparazione galenica, ma galenica di niente perché all'interno c'era una sostanza inerte, il lattosio è una delle due o tre sostanze, insieme all'amido, la sostanza fisiologica che a seconda che sia compresse o liquidi vengono usati come placebo, mi feci fare dei pasticcotti ovoidali che somigliano a sostanzialmente molti antibiotici, ma anche molti altri farmaci di altro tipo. Scegliemmo quella soluzione perché quel tipo di pillole tende a dare effetti più ampi e vi sembrerà bizzarro anche il colore. Se ci avete fatto mai caso, alcuni di questi pasticcotti sono bicolori, con metà della capsula di un colore e l'altra metà dell'altro colore. E nel caso specifico scegliamo il colore celeste giallo perché, per ragioni oscure, ma di nuovo empiriche, cioè conseguenti esperimenti a studi, quello che emerse che quello era un colore, o meglio, una coppiata di colori che massimizzava gli effetti. Ultimo aspetto di modulazione della stimata ampiezza degli effetti, la, fra virgolette, autorevolezza di chi dispensa la sostanza inerte. Quindi, per me, ahimè, perché c'è stata una fase evidentemente della mia vita e anche della mia attività professionale in cui ho fatto tanti esperimenti, tante notti, e come potete immaginare, da un bel po' di anni no, lo fanno le generazioni di miei allievi, dottorandi, insomma, assegni, insomma, le varie figure, eccetera. Bene, quello è l'ultimo esperimento in cui, scusate il termine, mi toccò ritornare in laboratorio. Perché? Perché nel corso della notte, a mezzanotte, comparivo e facevo lo stregone della medicina, cioè il stregone della medicina semplicemente facevo il dispensatore della sostanza di cui dobbiamo testare l'efficacia. Quindi in questo modo, fra virgolette, manipolavamo questa variabile che chiamiamo autorevolezza di chi dava il pasticcotto. Bene, vale ovviamente per altre cose che abbiamo già detto, un identico fenomeno, e l'abbiamo detto più volte per quanto riguarda il sonno, sia in ambito di ricerca sia in ambito clinico, tu lo puoi misurare con dimensioni, con scale self-report soggettive, con misure prestazionali, quindi a livello comportamentale e a livello fisiologico. Bene, in questo studio, visto che era proprio finalizzato sul placebo, tutti e tre questi aspetti, come vedete per qualche secondo, furono valutati. E quindi, dopo ognuna di queste notti, secondo questo disegno controbilanciato che vedete, io non mi contiene il fonte. No, beh, queste sono cose già dette. Ah, l'altra cosa importante, ovviamente nel paradigma del placebo è sempre importante che il paradigma sia cieco nel senso che il soggetto non sappia che tu stai, hai l'obiettivo di valutare l'efficacia di una sostanza inerte. Però in questo caso specifico anche lo sperimentatore, cioè gli sperimentatori che facevano la notte, io comparivo, davo la pasticca e mi tornavo a casa a dormire sostanzialmente, non erano a conoscenza se io avevo o meno somministrato la sostanza.
vado veloce sulle diverse misure ai tre ordini di misura che prima ho detto: soggettivo, comportamentale o fisiologico. Soggettive, beh, sono le solite. Sono le misure che tipicamente si ottiene a diario, facevano diario del sonno in tutte e tre le mattine successive ai tre risvegli in laboratorio. Sono le classiche misure dei diari, quindi nulla che non sappiamo già. Fra le variabili fisiologiche c'erano alcune che sono quelle grosso modo standard, misure dell'architettura della struttura del sonno, quindi addormentamento, il tempo di sonno, il tempo di letto, l'indice di efficienza del sonno e alcune misure di continuità o a reciproco di frammentazione, e poi alcune misure degli arousa, delle microattivazioni nel corso del sonno. Ma non erano le uniche misure fisiologiche, poi ci ritorno. Poi a livello comportamentale, non durante le notti, al mattino, quindi in qualche modo era le conseguenze diurne nei termini di eventuali miglioramenti della performance conseguenti all'assunzione della sostanza inerte. Quindi è anche interessante, non solo perché questa è anche la misura comportamentale, ma anche per valutare se eventuali effetti non solo fossero a carico della notte, ma si trascinassero, proseguissero nel giorno successivo. Tempi di reazione, un compito di sottrazioni progressive all'indietro, che c'è una letteratura nelle misure prestazionali che decrementano al mattino le prime ore di veglia. È un compito molto molto banale, ma molto difficile per certi versi, fatto nei primi minuti di risveglio. Faccio un esempio: io ti dico 784, tu devi cominciare a sottrarre 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ovviamente cosa vuol dire? Vuol dire che devi fare tutta una serie di sottrazioni mentali, però ogni volta devi anche cambiare il termine, invece di 9, poi 8, poi 8, poi 7, poi 6, 5. Vi assicuro, provate a farlo la mattina, ci accorgerete che è tutt'altro che ovvio. Ma comunque lo facemmo perché sia questo test di cancellazione delle lettere su una griglia in cui c'erano centinaia di distrattori e bisogna riconoscere all'interno di una gamma di distrattori alcune lettere target, hanno un'indipendente letteratura di sensibilità alle condizioni di vigilanza aumentata o decrementata. Ovviamente l'attesa è le misure di vigilanza aumentate in conseguenza della migliore qualità della notte, in conseguenza dell'assunzione del placebo. Bene, scorro rapidamente i risultati. Misure soggettive, quanto loro stimavano. Da ora in poi vi accompagnerà con questo colore i valori del placebo, quindi ovviamente questo è un effetto desiderabile, cioè un minor numero di risvegli quando hanno assunto il placebo. Ancora soggettivo la tranquillità percepita, maggiore tranquillità percepita nella, soggettivamente ovviamente, nella notte con il pasticcotto. E poi gli aspetti macrostrutturali. In realtà, come vedete, non ci sono specifiche differenze, ce n'era solo una che riguardava questo intra-sleep wake, è un altro modo per chiamare il WASO, waking after sleep onset, cioè la quantità di veglia nel corso della notte, che, come vedete, nella notte del pasticcotto, scusate, c'è un piccolo disallineamento, nelle notte del pasticcotto diminuiva dal 4,98, da circa il 5% nelle notti senza pasticcotto, a circa il 3% nelle notti con il pasticcotto, con il placebo. Però tutto sommato meno effetti, per quanto apprezzabile sia una diminuzione della veglia intrasonno, perché una delle misure, per esempio, degli insonni, che
e misura di outcome. Passando all'altro dominio, ancora, questa è la graficazione di quello che prima avete visto in tabella, è la diminuzione della percentuale di veglia nel corso della notte. Altro aspetto, il numero di risvegli da sonno REM, come vedete, praticamente si azzerava. E ancora, erano più bravi nel senso di maggiore accuratezza in quel compito di sottrazioni progressive che prima stavo indicando, e lo vedete abbastanza chiaramente, e interessante le variazioni appena descritte, soggettive e oggettive, soggettive e fisiologiche correlavano fra loro. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che percepivano i soggetti che era in qualche modo migliorato, poi in maniera lineare, come vedete qui più chiaramente, era relato a quello che veniva documentato dalla struttura del sonno. In qualche modo è un doppio livello fra la descrizione oggettiva, fisiologica, polisonnografica del sonno e la soggettiva miglioramento della notte con il placebo. Al contrario, non c'era correlazione tra il miglioramento diurno e l'aspetto di frammentazione ridotta della performance. D'altra parte sarebbe stato pure difficile immaginarlo, perché questo non c'è negli studi normali, negli studi di insonni, è difficile immaginare che l'avremmo ottenuto. Invece l'aspetto probabilmente, almeno dal mio punto di vista, più clamoroso è che c'era un'altra più solida misura fisiologica. Come voi ben sapete, una svolta in tutto quello che è la metrica del sonno, la metrica della capacità, omeostatica e recuperativa del sonno, è dato dalla quantificazione dell'attività ondelente. L'avete visto decine di volte. Per dire cosa? Per dire che l'elettroencefalogramma di questi soggetti venne anche analizzato con quelle procedure che abbiamo già più volte indicato, di analisi di Fourier, che permettono di stimare il contributo nelle specifiche bande di frequenza, in questo caso specifico nella banda di frequenza lenta, delta, quindi la cosiddetta slow reactivity. Bene, tutto questo lo facemmo anche in diverse derivazioni corticali sulla linea mediosagittale. E nella figura che segue vedete che gli effetti più cospicui e per certi versi anche più sorprendenti li ottenemmo proprio su questo. Però vi devo guidare alla lettura di questo dato. Questa è una misura percentuale, come vedete, è una misura differenziale, cioè sostanzialmente c'è il valore nella notte placebo meno il valore sulla notte di riferimento di controllo. Ovviamente quando un qualsiasi valore sta sopra questo zero vuol dire che ha aumentato nella notte placebo, quando sta sotto vuol dire che è diminuito. Con la solita notazione gli asterischini indicano differenze significative. Che cosa vedete? Vedete che nella notte placebo, cioè nella notte con somministrazione della sostanza placebo, c'era un effetto nella gamma delle frequenze lette, perché da 0 a 4 è esattamente l'attività delta, esattamente la slow reactivity. E già questo, per certi versi, è un dato molto, molto inaspettato in questa ampiezza. Ma l'aspetto più interessante è ancora un altro, è che questo non era un effetto aspecifico di tutta l'attività corticale, ma, come vedete, di una sola area corticale.
l'area centrale che è una delle aree insieme alla frontale che più presentano esteso bisogno di recupero dopo deprivazione. Quindi in qualche modo non solo un aumento dell'attività delta, ma un aumento regionalmente specifico. E quindi ovviamente, almeno a mia conoscenza, poi non ho smesso di occuparmene per la semplice ragione che il placebo, quando hai fatto uno studio, hai smesso di poterli fare nello stesso posto. Cosa vuol dire? Vuol dire che ragionevolmente nello stesso contesto non puoi più ingannare le persone, ingannare nel senso delle procedure sperimentali cieche, perché ovviamente si comincia a spargere la voce che tu studi il placebo e a quel punto vengono a mancare le condizioni. E poi in qualche modo fu, come dire, una cosa in cui fu tirato in ballo da una dottoranda che voleva fare il lavoro esattamente sull'effetto placebo nel sonno. Quindi a chiusura di questa cosa, e non ci ritorno, questa è la sintesi dei dati, nel primo, all'epoca, non so se ancora adesso, probabilmente sì, esperimento ad hoc finalizzato per dimostrare, non da dati di all'atere di protocolli farmacologici, che esiste un effetto placebo anche per quanto riguarda il sonno, la capacità di indurre il sonno, e i risultati sono molto 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 favorevoli, perché la percezione soggettiva, la performance comportamentale diurna, le misure fisiologiche standard della struttura, alcune misure fisiologiche standard della struttura del sonno e la misura dell'attività regionale, una specifica area della corteccia, erano modificate in maniera coerente nel nostro placebo. Badate bene che in questo caso, vi permetto di dire, le modificazioni fisiologiche, a maggior ragione quelle dell'attività onderente, difficilmente possono essere ridotte a effetti di aspettativa. È ancora possibile, giustamente, per quanto questo non toglierebbe dimensione al fenomeno, dire: beh, se tu usi misure soggettive, scusatemi la bestemmia di linguaggio che sto per dire, è come chiedere all'oste quanto è buono il vino. Cioè, a una persona che hai erogato qualche cosa, gli chiedi di stimare se è migliorato, eccetera, eccetera. A volte scattano variabili potenziali di compiacenza alle aspettative dello sperimentatore. Qualcuno potrebbe dire anche che in conseguenza della notte in cui ti è stata data la sostanza di cui ti vuole testare l'efficacia, quello è più bravo. E quindi le performance comportamentali migliorano. Qualcuno potrebbe dire anche della continuità del sonno polisonnograficamente valutata. Ma è davvero difficile immaginare come questi aspetti di aderenza, compiacenza all'aspettativa sperimentatore siano suscettibili di influenzare letteralmente l'attività elettrica onderente su una specifica area della corteccia. A dire che è un genuino effetto placebo, e che dice che a complicare il già complesso discorso sugli ipnotici, complesso per quelle che sono le norme internazionali, complesso perché non dovrebbero usare per più di un mese, complesso per tutti gli effetti della loro assunzione cronica, c'è anche che una parte degli effetti che essi garantiscono non è specifico del meccanismo, come già sapete, quasi sempre di azione agonistica GABAergica, ma c'è una quota anche aspecifica, talmente aspecifica che miglioramenti di quella stessa gamma, di quella stessa direzione, le hai anche con una sostanza inerte. Ovviamente, vi ripeto, ma questo però ad alcuni di voi l'ho già detto alla triennale, fare ricerca sul placebo a un certo punto, e certamente è bene farla, è bene continuare a farla, però si scontra purtroppo nella traslazione alla pratica clinica con alcuni limiti etici. E a tutt'oggi è difficile ancora trovare un modo, diciamo così, per utilizzare il placebo, se non
quello che diciamo la volta scorsa, però in qualche modo riveduto e corretto. Devo scorrere a mano, non l'abbiamo commentato perché va al di là dei nostri scopi, non è che adesso lo commenteremo. Però nella parte finale della volta scorsa vi ho fatto vedere alcuni tentativi delle case farmaceutiche di interrompere la spirale di costruzione del meccanismo della tolleranza e della dipendenza con notti in cui non prendi un farmaco, dimostrando che anche se perdi un po' della proporzione di pazienti che migliora, comunque questa perdita non è drammatica. Quindi questa piccola perdita però bilancia il fatto che tu cerchi di interrompere la costruzione di un profilo di tolleranza e dipendenza farmacologica. Bene, questo è certamente potenzialmente un utilizzo legittimo del placebo. Perché legittimo? Perché nella erogazione al paziente, fatte salve alcune condizioni pratiche, tu dai una comunicazione trasparente che però non annulla l'effetto placebo. Gli dici: questo è il blister, chiamiamolo così, di sonniferi ipnotici che tu assumerai la prossima settimana. Sappi che 2 notti su 5 non c'è il farmaco, propriamente detto, ma c'è una sostanza inerte, ma non ti posso dire qual è e neanche io lo saprei, quindi doppio cieco. Questo tipo di architettura, come dire, rispetta sia l'esistenza degli effetti placebo che non vengono annullati, sia rispetta le regole deontologiche che disciplinano, e quindi in qualche modo è ragionevole aspettarsi, soprattutto da chi fa farmacologia, che queste conoscenze vengano traslate nelle storie farmacologiche. Bene. Noi stiamo per avviarci, ancora manca un po' di lezioni. Ah no, non partire, è partito uno per russa. No, stiamo per avviarci verso la fine del blocco di lezioni che ho chiamato Clinica e Salute. In realtà manca ancora un po', perché facciamo oggi, purtroppo cominceremo e non finiremo, una parte sulle apnee del sonno. Mi sarebbe piaciuto finirla perché la lezione successiva la volevo fare comunque monografica, perché è un pezzo di storia che io ho lasciato sempre da parte in tutte queste lezioni, i primi anni di vita. Quindi lo specifico di disturbi del sonno infantili e lo specifico dei trattamenti per i disturbi del sonno infantili. Perché per certi versi, per molti disturbi, i trattamenti sono completamente diversi, ma anche alcuni disturbi sono specifici dell'età evolutiva. E quindi già è difficile tenere tutto l'argomento in 2 ore, se mi lascio pure una coda della apnea, però insomma è andata come è andata, poi in qualche modo... Poi ovviamente invece passeremo alla parte della giuridico forense a seguire, come anticipato. Chiudo con le apnee, pur non essendo un disturbo in cui apparentemente non entrano in gioco, fra i decine e centinaia di disturbi che abbiamo passato in rassegna, per 2 ragioni. La prima, perché è un argomento che riprenderemo verso la fine del corso, quando parleremo, nell'ultimo blocco di lezioni, dell'impatto della pressione verso il sonno sulla vigilanza diurna e soprattutto sulla guida, alla luce della nuova legge che disciplina e che subordina il rinnovo. Sì, certo che ci sarà, Giacomo. Certo, l'avevo detto, ci sarà una parte legata al lavoro a turni, una parte legata all'impatto della sonnolenza nell'errore prestazionale in condizioni di lavoro, una parte specifica, quella che stavo dicendo, che non è proprio lavoro perché in realtà è sociale in qualche modo,
relativa alla guida, cioè in che modo la sonnolenza influenza la guida. E se ci rimane tempo, anche una parte di psicofisiologia dello stress in ambito lavorativo. Anche se io ve l'ho presentato nella prima lezione, i pesi relativi non li so, voi 50, 30, 20 oppure 60, 25, 15, le percentuali delle rispettive parti di corso. Probabilmente per i primi di maggio, quando sarebbe prevista la fine istituzionale, potremmo non farcela, però se vi ricordate bene, indipendentemente dal particolare periodo e dal particolare contenitore, diciamo così, telematico, abbiamo sempre quella che si chiama settimana di recupero e quindi un po' di tempo supplementare ce l'abbiamo per cercare di chiudere quello che io ritengo, insomma, un programma minimale. E basta. Comunque sì, Giacomo, ci sarà anche una parte sul lavoro. Anche se si sarebbe potuto e dovuto fare di più, perché in ambito organizzativo troppo poco si lavora sugli aspetti psicofisiologici di management dello stress. È proprio perché ovviamente gli psicologi di lavoro non sono tenuti a sapere di questo, dovrebbe essere appunto l'ottimo. Però, ripeto, io devo fare delle scelte, questo insegnamento della Segredi, in qualche modo era, come sapete, incardinato sul percorso salute, quindi ho cercato di garantire un'offerta didattica per tutti e tre i percorsi, però ovviamente è un po' privilegiato più certe cose che altre, però ripeto, ci sarà con certezza, è previsto, anzi, su alcune cose penso vi piacerà pure perché c'è alcuni aspetti interessanti e alcuni per certi versi sorprendenti. Dicevo, perché le apnee? Perché pur essendo un disturbo apparentemente senza nessuna implicazione per la professionalità psicologica, perché la trattano pneumologi, in qualche caso odontoiatri, vedremo a un certo punto che invece sarebbe il caso opportuno che almeno per due aspetti importanti dell'apnea entrino in gioco competenze e professionalità psicologiche. Nel cominciare questa lezione cominciamo a incontrare alcuni aspetti del disturbo. Adesso vedrete due diversi filmati. Il primo è una breve descrizione, osservativa, diciamo così, di un paziente con apnea. Vi guido prima di farvele vedere, quindi, come quasi sempre accade, lo sentirete compatibilmente col fatto che la resa dell'audio in questo assetto che io ho non è proprio ottimale. Lo sentirete prima lussare, poi c'è il lussamento, in quel momento comincia la fase di apnea. E la fase di apnea, o meglio l'intervallo di apnea, la sospensione, intervallo di sospensione dell'attività respiratoria, poi viene, come dire, interrotto dalla parziale risveglio del paziente e da una profonda e rumorosa ispirazione. Vediamo, speriamo che un po' almeno si apprezza l'audio. No, scusate. No, si sente. Russa. È andato. Vedete che lo sforzo toraco-addominale è finito. Prima si dice c'era. Adesso comincia il contrario. Comincia lo sforzo per riprendere. Eccolo qua. È in piccolo, avete visto tutto. Avete visto, perdonate la semplificazione, la fame di ossigeno con cui in qualche modo si sveglia, fra virgolette, anche se è sempre sveglio fisiologicamente il paziente.
avete visto il rustamento iniziale. Abbiamo già detto in altra occasione che mentre quasi tutti i pazienti con apnea sono rustatori, non è per il contrario, sono molti più rustatori ovviamente che non sono apneici. Ovviamente è un contesto di carattere diagnostico, quindi vedete i sensori toracici, addominali e toracici, la registrazione del flusso oronasale, non lo vedete, ma avete anche una misura, avete rivisto le risorse. E come vedete, ne ha fatte due in un breve segmento temporale, ma nei fatti i pazienti di entità grave, poi vedrete i criteri classificatori, arrivano fino a centinaia di episodi a notte. La dinamica, per certi versi, è abbastanza semplice, indipendentemente da quale sia il meccanismo eziologico su cui ovviamente ritorneremo. A un certo punto il meccanismo dell'aspirazione si interrompe e l'unico modo di sopravvivere e di riprendere la funzione respiratoria e di riprendere l'apporto di ossigeno è quello di alleggerire lo stato di coscienza, cioè di entrare parzialmente in possesso della capacità di volontariamente respirare. Il prossimo filmato c'è un'altra caratteristica, poi vedete altri filmati più avanti, più impressionanti, uno addirittura arriva fino a 130 secondi di sospensione respiratoria, un altro c'è addirittura un arresto cardiaco di alcuni secondi durante la apnea. Il prossimo non è particolarmente impressionante in sé, anzi, è un addormentamento durante il sonnellino, un sonnellino sul divano, come a molti di noi è capitato. Però c'è il vantaggio di avere uno strumentino, diciamo così, non clinico, che però fa vedere nel video due parametri importanti che ci raccontano che cosa capita al paziente con apnea quando ha le apnee. I due parametri sono sostanzialmente la saturazione di ossigeno, cioè una delle più importanti conseguenze dell'apnea, in seguito alla sospensione della funzione respiratoria, l'apporto di ossigeno ematico, che tipicamente sopra il 95% quando uno è sveglio, precipita progressivamente per quanto più tempo il paziente è in apnea. Dall'altro, come vedrete, nello stesso strumentino, la frequenza cardiaca. Come le fasi finali in cui il paziente comincia uno sforzo per riprendere una forma di controllo parziale della funzione respiratoria, a questo si associa un aumento drastico della frequenza cardiaca. Tutti e due i fenomeni, drammatiche cadute dell'ossigeno ematico e periodi di tachicardia, di accelerazione, di nuovo li dovete moltiplicare per le centinaia di episodi che si possono verificare al paziente. Vediamolo. No, ci racconta pure che lui lavora in un contesto delicato e che quindi manovra macchine in qualche modo pericolose. Probabilmente... Ah, non è questo, no, scusate. Niente, è un altro filmato. Perdonate. È andato. Guardate il tempo che scorre. Ovviamente il livello di ossigeno, la saturazione sta crollando, il cuore sta crescendo, la frequenza. Eccolo qua. Adesso capite anche perché questo poi anche 40 sono i secondi di apnea, perché ha anche una ricaduta sociale, se volete anche lavorativa, perché una persona come questa, evidentemente, se manovra una gru o strumenti sul lavoro delicati,
è un vero e proprio pericolo laddove non vada un trattamento. Però, come avete visto nell'ultimo messaggio passato, lui per fortuna, come dire, è sotto trattamento, che è un trattamento robustamente efficace, quindi in qualche modo questo rischio. Non so che fine ha fatto il filmato a cui facevo riferimento, forse sta più avanti e lo vediamo più avanti, perché quello, pur nella sua banalità come paziente, però c'è il grande vantaggio, non ce l'ho qua, ma dai, forse è questo. Scusate, fatemi solo vedere, è questo? Sì, è questo, guardatelo. Fonnellino. E questo è lo strumentino. È uno strumentino che, come vedete, fra un attimo... Ma perché il filmato non va? Oh, madonna, stasera. Niente, il PowerPoint fa i capricci. Sì, è come se fosse tutto rallentato. Comunque, rallentato vedete meglio ancora le cose. Questa è una saturazione normale, 98% di ossigeno ematico, e questa è la sua frequenza cardiaca. Finché russa, a questo punto è chiaro, va tutto bene. Che vuol dire che sta respirando? Cessa di respirare, cessa di russare. Eccolo, è cominciata l'apnea. E adesso vedrete, seguite lo schermo, il display, il precipitare della saturazione di ossigeno. E verso la fase finale, il drastico incremento dell'accelerazione cardiaca, perché cerca di prendere controllo. Guardate. Vedete il cuore che sta aumentando? Sta per arrivare al minimo, se ricordo bene, della saturazione. E il cuore aumenta. Guardate, guarda, no, il minimo è 53. E vedete il battito cardiaco come è aumentato? E finalmente, anche se è un po' disallineato il filmato, lui in qualche modo riprende controllo la funzione, il cuore è arrivato quasi a 100 e lentamente in conseguenza della questa è la dinamica di due fenomeni, la dinamica della saturazione e la dinamica del cuore. Voi capite bene, affinché ci capiamo, perché così le persone, o meglio i pazienti, quando ovviamente stabilmente, e purtroppo è cosa che conoscete bene in questo periodo, arrivano a livelli di saturazione ossigeno al 53%, devono essere connessi a respiratori artificiali. Ovviamente non è questo il caso, per la semplice ragione che avete visto, che c'è un meccanismo automatico che, anche se è la base eziopatologica del disturbo del sonno, lo protegge. Però per dirvi quanto per la fisiologia dell'organismo raggiungere una saturazione ossigeno drammatica bassa come quella del 53% che avete visto è qualcosa di inconcepibile, tanto che devi ricorrere alla respirazione assistita. Torniamo indietro. Bene, distinguiamo almeno due tipologie di apnee. Si usano i due aggettivi centrale da una parte o periferica o più frequentemente ostruttiva. Nel secondo caso, abbastanza chiaramente, si rimanda come causa del disturbo a fenomeni della periferia respiratoria, cioè delle vie aeree superiori, naso, bocca, palato, faringe,
una qualsiasi di queste. Ovviamente, quando si parla di apnea centrale, si parla sostanzialmente di un meccanismo integro nella periferia, ma disfunzionale al centro. Il centro cosa vuol dire? Vuol dire le strutture pontine e bulbari, ma soprattutto pontine, che regolano la funzione respiratoria. Quindi è un meccanismo alterato a livello del sistema nervoso centrale piuttosto che di periferia aerea superiore. Come vedete, per definire apnea centrale o apnea, è necessario che le interruzioni respiratorie siano almeno di 10 secondi. Ovviamente fa riferimento al fatto che manca il comando, perdonatemi il termine, centrale. È importante che manchi, o meglio, diventa discriminativo per poter affermare che manca il comando centrale, perché, come già avete visto da questi primi filmati, la presenza di sensori toraco-addominali ti fa vedere nelle fasi dell'apnea l'assenza o la presenza di un meccanismo toraco-addominale. Se c'è, vuol dire che l'ostruzione, chiamiamola così, sta a valle vuol dire in periferia, vuol dire che è ostruttiva. Ma se non c'è alcun tentativo di muovere i muscoli addominali e toracici, evidentemente è a monte, cioè a livello del sistema nervoso centrale, che esiste il problema. Questo però ovviamente rende pure, come già vi ho detto, relativamente facile la diagnosi differenziale tra origine centrale e apnea centrale o origine periferica, quindi OSAS, apnea ostruttiva. Ci sono più frequentemente, sono le più largamente distribuite, che sono le apnee in età avanzata, ma ci sono delle apnee che compaiono anche in età infantile. In qualche modo, come una delle misure di relativa immaturità nel programma maturativo, in questo caso qua, della regolazione della funzione respiratoria del corso del sonno. Ma in generale le apnee di cui parliamo più frequentemente sono quelle nell'adulto e per certi versi poi anche nell'anziano. No, premo il point e non mi dimentico sempre che oggi non funziona. Al contrario, quella ostruttiva più ampia, più numerosa, più prevalente, i numeri sono probabilmente sottostimati. Fino a molti, alcuni anni fa, addirittura erano ancora più sottostimati, per la semplice ragione che si arrivava molto tardi alle diagnosi. Perché? Perché i pazienti convivevano con le pesantissime condizioni della continua sonnolenza diurna, la difficoltà di concentrazione, l'incapacità a sostenere l'attenzione, la scarsa attività lavorativa, il livello basso delle performance, senza sapere che la causa non era qualche disfunzione o malattia di cui erano affetti durante il giorno, ma che la causa venisse dalla notte, visto che le apnee, come altre volte abbiamo detto, esulano dal controllo, dalla volontà, della consapevolezza del paziente. Ovviamente negli ultimi anni la consapevolezza della classe medica più in generale, ma anche, mi permetto di dire, della popolazione più in generale, in parte sta cambiando questa situazione e riusciamo a diagnosticare. Anche la relativa, perdonate, amichevolezza della diagnosi. Da ormai molti anni tutti gli strumenti fisiologici, elettroencefalogramma, saturimetro per la saturazione di ossigeno, sensori oronasali,
sono stati inseriti alcuni dispositivi ambulatoriali, per cui tu vai nella struttura, lo prendi come l'holter per il cuore, te lo porti a casa e te lo monti prima di andare a dormire, e poi il giorno dopo lo riporti nella struttura clinica. Ovviamente ha reso in qualche modo più apportabile, più facile, pure più economica nei termini della sostenibilità economica la diagnosi, e quantomeno comunque esiste una così ampia diffusione e conoscenza che, come vi ho detto, addirittura è entrato in una legge dello Stato per quanto riguarda la disciplina dei patenti, esplicitamente le apnee. Però, nonostante questa consapevolezza più degli ultimi decenni, in realtà la descrizione clinica del disturbo ce l'abbiamo da molto tempo, perché Charles Dickens, nel Circolo Pickwick, racconta di un paziente apneo, che è proprio il protagonista Pickwick. Il signor Pickwick è il perfetto paziente apneo, fortemente sovrappeso, continuamente sonnolento, cioè è la descrizione di un paziente con apnea in una fase e in un tempo in cui ancora non si conosceva dell'esistenza di questi disturbi, ma i disturbi esistono anche prima che vengano classificati tali. Come vedete, il primo resoconto, la prima descrizione, ma non fu tenuto in molto conto dei primi anni del secolo, solo molto molto più tardi, negli anni 70, è stato finalmente riconosciuto, inquadrato e classificato OSAS, che è un acronimo, sta per apnea ostruttiva, apnea del sonno ostruttiva, SLS del plurale sostanzialmente, OSA o OSAS. Anche qui valgono un po' gli stessi criteri: l'intervallo minimale per definire l'apnea e non un semplice rallentamento della funzione respiratoria è sempre 10 secondi. Abbiamo già detto che il problema sta nelle vie superiori. È generica affermazione perché, come vedremo da una serie di immagini, non oggi, dal gusto molto discutibile, che fa abbastanza schifoso, bocche deformate, cose varie, eccetera, eccetera, e c'è di tutto, evidentemente, alterazioni anatomiche, maxillofacciali, palati molto grossi, lingue molto grandi, cioè tutta una serie, però l'unificazione è la periferia respiratoria e la periferia delle vie superiori. Abbiamo già detto che, tranne che la variante infantile, che però è una forma in qualche modo indipendente di apnea, compare in età adulta, in mezza età, ovviamente è spesso associata all'accrescimento ponderale. Perché? Perché essere sovrappeso rende più difficile la funzionalità respiratoria. Poi essere sovrappeso, o meglio, peggio ancora, obeso, avere un collo lungo e largo determina ancora degli ulteriori problemi alla funzionalità respiratoria. Se poi gli strati di adipe sono anche a livello delle vie aeree superiori, ovviamente voi capite che agisce più anche che con un semplice fattore di rischio per le apnee. Ovviamente, quali sono gli aspetti in qualche modo connessi alle apnee ostruttive? Abbiamo detto il giustamento, però scusate se sono monoto, perché è sempre bene lanciare messaggi, fra virgolette, o tranquillizzanti o disambiguanti. Non ci sta nessuna conseguenzialità tra essere giustatore e apnea. Però praticamente ogni paziente con apnea ostruttiva ha un russamento. Molto frequentemente, come detto, è obeso e quindi ha un BMI maggiore di 35. Come vi ho detto, un'altra dimensione cruciale è il diametro del collo. E poi ovviamente la classe di sintomi più piantognonomici dell'apnea, che sono le conseguenze di una vera sonnolenza e di ripetuti
addormentamenti involontari che il paziente che ha mentre lavora, mentre guida, mentre fa qualsiasi attività diurna, è spesso invincibile per certi versi e a volte anche imprevedibile. Poi vedremo ancora meglio, però qui in qualche modo vedete abbastanza chiaramente come alcuni aspetti delle vie aeree superiori rendano meno pervia la funzione respiratoria durante la notte. Sono banali alterazioni dell'ugola, del palato, dell'epiglottide, e che sostanzialmente durante la notte, a volte si aggiunge anche restringimento fisico delle vie aeree superiori. Ovviamente, se fossimo stati, ma ve l'ho già detto, se fossimo stati in facoltà, se fosse un mondo normale, se non esistesse tutto quello che esiste e se tutto andava bene come gli anni passati, io avrei invitato una persona eccezionale, l'ho già detto, che considero la perfetta testimonial, se volete, dell'apnea, perché abbiamo la fortuna noi, come almeno ce l'ho io, o gli studenti, lei non è tanto fortunata, è una dipendente dell'università che ha una pesantissima diagnosi di apnea. Lei è molto contenta, ovviamente, altrimenti non la inviterei, e per molti anni consecutivamente viene a lezione, invitata da me a raccontare. Non solo perché lei è molto brava, poi in maniera molto vivace, vivace nel linguaggio, cioè questo romanesco molto colorito, a raccontare i sintomi. Poi racconta anche alcuni problemi, delle difficoltà col trattamento, ma adesso lasciamo la sale, lo cito per un'altra ragione. L'altra cosa che lei racconta, è molto importante, è come la malattia poi diventa sistemica. E lei racconta la sua vita sociale che si è impoverita, non esce più la sera, prima era vivace, adesso è sostanzialmente continuamente sonnolenta. Racconta con la massima simpatia della caduta dell'interesse sessuale verso il marito, racconta le difficoltà a assolvere anche il suo ruolo di madre, lasciamo stare quelli di dipendente della facoltà, evidentemente che anche ha qualche problema ogni tanto, però questo ovviamente non è possibile perché purtroppo siamo in una lezione telematica, ma solo per ricordare che non c'è solo la sonnolenza, poi c'è una costellazione di conseguenze diurne. E sono conseguenze per quanto riguarda le funzioni innestiche, come già detto prima, un forte decremento del desiderio sessuale, sudorazioni, aumento di emissione urinaria, colpi di calore, bocca secca e soprattutto variazioni, ovviamente in senso negativo, dell'umore. La qualità della vita complessivamente dei pazienti con le apnee è molto compromessa in conseguenza appunto delle notti che vivono, quindi dell'impatto di queste notti frammentate fino a centinaia e centinaia di volte. Abbiamo già detto gli aspetti anatomici, ma per adesso lasciamo di stare, tanto li rivedremo, eccetera. Ovviamente, ma anche questo abbiamo già detto, qualche indicazione sulla presenza, prima ancora di diagnosi che è necessariamente strumentale, per quanto ambulatoriale, come detto oggi, viene dal partner. Cioè il partner non che registra un pulsatore, perché se no non ci siamo, ma che assiste alle sospensioni della funzione respiratoria. Ma d'altra parte, avete visto alcuni video, altri li vedrete nella prossima lezione, è molto facile fare la detezione di un'apnea perché è uno che cessa di respirare ed è ancora più facile quando interrompe un spostamento perché all'improvviso si silenzia e quindi in qualche modo presti attenzione e vedi che quello ha cessato di respirare, non è che ha solo cessato di russare, ha cessato di russare perché ha cessato di respirare. Ragazzi, anche perché alle 5 c'è una
No, scusate, questa è una lezione che cominciava alle 2:30, 2:30, ah no, 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 scusate, no, aspettavo che fosse 5 meno quarto, cioè abbiamo tutto il tempo, noi dobbiamo finire sostanzialmente alle 4 e quarto, scusate, scusate, ero convinto che fossi sforato e che fossimo alle 5 meno quarto e già mi stava venendo in panico, perdonate, vado avanti. Vado veloce, perché alcune cose abbiamo già dette. Russamento, sonnolenza diurna, sonno ovviamente non ristorativo, modificazioni di personalità, dolori di testa, mal di testa, disfunzioni sessuali, peggioramento della performance lavorativa, scarsa igiene del sonno e i report eventuali del partner, della partner, più frequentemente la partner perché ha una maggiore prevalenza nel genere maschile. Ovviamente quello dell'apnea, sia in questa variante ostruttiva, ma sia in generale, è un meccanismo vizioso che per certi versi si autoalimenta, perché vedete la catena di conseguenze, c'è il collasso faringeo, c'è il decremento della pervietà delle vie superiori, c'è l'aumento della pressione negativa dell'aria e poi questo in qualche modo è un circolo vizioso che si alimenta e che rende difficile un restringimento anatomico in alcuni casi, che rende ulteriormente aumentata la pressione per le ispirazioni e qualche difficoltà nel controllo neuromuscolare, ovviamente nei gruppi muscolari che sono implicati nella funzione ispiratoria. È una mini sindrome, anche se locale, periferica, che entra in gioco nel meccanismo ostruttivo. Io continuo ogni tanto a prendere il point. Qui questa dinamica, questo circolo vizioso lo vediamo un po' schematizzato e c'è il pregio di raccontarci un po' le cose. Qualsiasi sia il meccanismo che lo causa, c'è un'instabilità del sistema, della funzione respiratoria. Questo porta a una parziale, fino in alcuni casi completa, tenete conto che ci sono le apnee, sospensione, e le ipoapnee, sono riduzioni della funzione respiratoria. Ovviamente, da una parte, questo determina asfissia, cioè mancanza di ossigeno al paziente, modificazione nel bilancio fra le componenti di ossigeno e per esempio di anidride carbonica del sangue, lo avete visto, lo avete dedotto dal precipitare della percentuale di saturazione ossigeno. Ancora non vado alla fine, sempre il fenomeno di chiusura parziale o completa della funzione ispiratoria superiore determina dei brevi arousal, attivazione non per forza risvegli. Aumento dello sforzo respiratorio, lo vedete sia dallo sforzo del torace e dell'addome, sia dall'aumento della frequenza cardiaca, che poi a sua volta determina, da una parte, una frammentazione del sonno e dall'altra le modificazioni cardiache e pressoriche che vi potete immaginare, che avete visto anche graficate prima nell'aumento della frequenza cardiaca. Tutto questo non determina solo la sonnolenza, che è la storica classe di sintomi, conseguenza dell'apnea, ma anche dei costi molto pesanti e ancora non fino in fondo quantificati o quantomeno che non ricevono, secondo me, l'attenzione che meriterebbero, che sono i costi cardiovascolari e neuropsicologici. Cardiovascolare, cosa vuol dire? Vuol dire che tu stai sottoponendo ogni notte il tuo muscolo cardiaco a un meccanismo
di rallentamenti e di accelerazioni legato a queste centinaia di episodi. Ed è un meccanismo ovviamente che va a decrementare potenzialmente lesivo della funzionalità cardiaca, ma anche della funzione pressoria. L'altro aspetto è che se precipita in ogni apnea il livello di ossigeno ematico, come espresso dalla saturazione di ossigeno, vuol dire che periodicamente a tutto il corpo, seppur per quegli intervalli, viene a mancare il principale nutriente, una parte principale dei nutrienti, visto che il circolo ematico è il veicolatore dei nutrienti delle funzioni cellulari, muscolari e nervose. No, anzi, ricordate bene che chi ha la maggiore necessità di continuo afflusso di ossigeno e di continuo afflusso di nutrienti per garantire la sua attività sempre e comunque per tutta la vita è il cervello. E quindi nei fatti, nel cervello di un paziente con apnea, vuol dire che ogni notte ci sono centinaia di episodi di rarefazione dell'apporto ematico e dell'apporto di nutrienti. Mettete fra mille virgolette l'espressione che sto per usare, ma è come un paziente con apnea avesse qualche cosa che somiglia a centinaia di microictus. Non è letterale l'espressione, ovviamente, ci mancherebbe altro. Però nei fatti configura un danno quantomeno funzionale non solo all'emodinamica corticale, ma anche alle corrispondenti funzioni neuropsicologiche che possono essere compromesse. Dico possono, in realtà sono, perché vedremo più avanti che effettivamente ci sono molte aree della cognizione, molti specifici processi cognitivi che sono compromessi, danneggiati nel paziente con apnea. Come dicevo prima, mentre chiamiamo propriamente apnee sulla base del criterio dell'interruzione della funzione respiratoria per un intervallo almeno 10 secondi, chiamiamo ipopnea un fenomeno di parziale apnea, evidentemente, cioè di riduzione del flusso aereo a partire da una quantità del 30%. D'altra parte, esiste il sensore nasale che serve esattamente anche a questo. Altro parametro che concorre alla diagnosi di OSA è la saturazione. E come vedete, altro che il 56% che avete visto in quella breve filmato. Criticamente viene giudicato patologico quando tu, rispetto a te stesso, anche se in generale ti aspetti che una persona normale abbia una livello di saturazione ossigeno del 90-95%, comunque te, rispetto a te stesso, hai una percentuale di saturazione del 4%. Te stesso cosa vuol dire? Vuol dire il sonno che non è contaminato da apnea. Quindi vuol dire che se tu hai nelle fasi di insonno in cui non ci sono apnee una saturazione del 94%, a partire dal 90% si considera che questa condizione è sintomatica di la presenza di apnee. Va da sé che, come in molti altri contesti clinici, esistono delle misure criteriali per dividere le forme gravi, le forme intermedie e le forme lievi di apnea. E come vedete è una forma di quantificazione basata sul numero di eventi, cioè di apnee. Si chiama appunto indice di apnea o ipoapnea, sostanzialmente il numero di eventi di apnea
quindi sospensioni o di riduzione del corso della notte. E qui vedete i range critici. I lievi da 5 a 15, sostanzialmente sotto 15, da 5 a 14, intermedi da 15 a 30 e gravi sopra 30. Vado a memoria perché non mi ricordo, mi sembra che la mia testimonial perfetta addirittura alcune notti arriva a 100 apnee all'ora. Voi capite bene che, indipendentemente da questi casi, però anche un paziente semplicemente con diagnosi di grave apnea ostruttiva di collezione, facciamo finta che dorma 7 ore, almeno 210 episodi. Sono un numero spaventoso di tutta quella dinamica di costo cardiovascolare, di tutta quella dinamica di costo neuropsicologico e tutta quella dinamica comunque del depauperamento di una funzione di base, oltre alla perdita di sonno, evidentemente, perché c'è una doppia perdita di sonno. Tutto il tempo che in conseguenza dell'arousal per riconquistare controllo della funzione respiratoria tu appunto perdi, ma non basta. Dovete contare anche che per arrivare all'arousal, appena prima, appena dopo, tu devi superficializzare il sonno. Appena prima per arrivare alla rosa, appena dopo per riconquistare profondità. Quindi c'è una perdita netta e una perdita, insomma, lorda, potremmo dire. Una netta è tutto il tempo di svegli, sommando tutti gli arousal che hanno. Ma c'è anche tutto il tempo di alleggerimento, di inizio e di fine di ogni singola apnea. E voi capite quanto sia pesante ogni notte per il paziente di... Altra misura, visto che abbiamo definito qual è il criterio per riconoscere un evento di desaturazione di ossigeno, cioè scendere sotto il 4% rispetto al proprio valore di riferimento, il numero e l'entità ovviamente degli episodi di desaturazione. Ovviamente il numero di risvegli e ovviamente l'entità dei sintomi diurni. Anche se, devo dire la verità, nel caso dei pazienti con apnea non si usa, se non in rari casi, oppure in casi non frequenti, la misura dell'MSRT. Perché, come vi ho già detto, è una prestazione cara per il sistema sanitario nazionale. 5 addormentamenti, quindi un'intera giornata, una struttura mobilitata per la diagnosi di un paziente e figure tecniche per accompagnarlo, le 5 registrazioni di latenze multiple di addormentamento, che è l'acronimo Multiple Sleep Latency Test. Questo non detto, non si fa, si fa in alcuni casi, ma in generale la diagnosi di apnea sufficientemente si fa solo sulla base del responso, in genere del detto ambulatoriale, che vi dà delle misure su quante ne fate, su quanto è desaturato, eccetera, eccetera, e quello è sufficiente. In alcuni casi viene integrato anche dalla misura obiettiva, che è quella che sapete, dell'MSRT, ma non è necessariamente la regola nelle diagnosi di apnea. Guardate quest'altro, mi sono dimenticato, questo c'ho 43 secondi e per 10 secondi vi si ferma il cuore, respira affannosamente, è una forma di rilassamento, ma anche lui è sovrappeso, si vede, anche lui si intuisce il collo corto. Si è andato 43 secondi. Niente. Adesso comincia lo sforzo, vedete lo sforzo tra... Eccolo.
purtroppo durante i 43 secondi c'è stata pure una breve interruzione della funzione cardiaca, come dicete. Il secondo è ancora più impressionante, non fosse altro perché dura più di un minuto. È una donna, somiglia pure un po' alla Nostra Signora. 1:20, 1:20. Anche a lei sovrappeso, rosicchia. È andata. È un 1:20, non so, pochi, qui da aspettare in silenzio. Ancora non è iniziato lo sforzo per cercare di, cioè il debito di ossigeno, quindi niente, ancora non te la fa. Finalmente ce l'ha fatta. Voi capite che il fenomeno importante è nella vita di una persona moltiplicare episodi come questo per tante, tante, tante volte. Ancora in debito, però ormai ha riattivato e ricomincia a rosicchiare, quindi vuol dire che ha ricominciato a respirare sostanzialmente. Lei è scesa nell'episodio di 80 secondi, adesso rosicchia, vabbè, è scesa a una saturazione, come leggete, del 51%. Davvero è un insulto. È un danno al sistema, appunto, dell'apporto di ossigeno ematico davvero grave, eppure abbastanza lungo, come potete immaginare. Quindi non è così difficile immaginare come ci siano anche delle conseguenze cognitive, o meglio, cerebrali, che poi diventano cognitive. Ovviamente, come al solito, nel fare diagnosi bisogna distinguere le forme patologiche dalle forme di alterazione respiratoria. Ci siamo già detti che in generale il funzionamento respiratorio trova nel sonno un contesto difficile. Lo abbiamo già detto almeno in due casi, oltre al meccanismo generale che abbiamo sulla respirazione anautomatica. Ce l'abbiamo detto quando abbiamo parlato dei farmaci che influenzano la funzione respiratoria, e abbiamo detto che per esempio l'alcol e in generale tutti i farmaci depressori del sistema nervoso centrale, quindi benzodiazepine, quindi oppiacei, ma l'alcol ovviamente è di uso più frequente, aumentano il rischio di alterazioni respiratorie, solo per ricordare che è un territorio depresso. E in un altro caso l'abbiamo incontrato quando ho parlato fra i modelli insonnia secondarie, quelle secondarie ad andare in altura. E la ragione è molto semplice, perché in altura, in altitudine, abbiamo una, come dire, geologica, insomma, geografica rarefazione dell'apporto di ossigeno, che ovviamente rende la funzione respiratoria più compromessa. Solo per ricordare che qualche alterazione della funzione respiratoria, anche breve pause, possono capitare anche nel normale. Ovviamente altra cosa è quei criteri che prima abbiamo elencato. Una cosa importante per diverse ragioni è che
e che la natura del disturbo ha una sua progressività e che quindi, detto al contrario, ha una natura ingravescente che sostanzialmente con l'andare del tempo tende a peggiorare in frequenza di episodi e in durata degli episodi, evidentemente. E in qualche modo che questo rimanda alla necessità quanto più e quanto più frequentemente di precoce diagnosi, cioè di vedere pazienti non in forme già molto avanzate. Non tanto per il trattamento che è ugualmente efficace sia nelle forme lievi, iniziali, sia nelle forme più avanzate, ma soprattutto per quella quota di rischi sistemici, cronici, ancora non ben quantificati, che è il rischio cardiologico, che è il rischio vascolare e che è il rischio neuropsicologico. Ovviamente più tardiva è, più grave è il disturbo, più avrai disturbo, o più prelevata è la probabilità di subire cardiaci, vascolari o neuropsicologici. Vi dicevo, è un disturbo i cui numeri in qualche modo sono funzione, come spesso capita, della nostra capacità, per fortuna sempre maggiore, di diagnosticare. Abbiamo già detto che è più frequente nei maschietti, la forbice non mi stupisce che è così ampia, perché è proprio così ampia, perché misura della capacità dei vari sistemi diagnostici e sanitari nazionali di offrire adeguatamente questo tipo di diagnosi, un po' per fattori legati all'età, che abbiamo detto un'età media in cui compare, un po' per fattori legati alle modificazioni fisiologiche legate alla menopausa, nelle femminucce più frequenti successivamente alla menopausa. Il numero, la percentuale, anche qua sono un po' sottostimate, gli illustratori, ripeto, è una precondizione, ma non necessariamente, è una misura della prevalenza delle OSA. Abbiamo già detto più volte che i rischi cardiovascolari possono arrivare fino ai livelli estremi, quindi esitare o in stati patologici di ipertensione o in veri e propri rischi di ictus in conseguenza di quelle o impoverimenti o sospensioni dell'apporto ematico. Ovviamente alcuni aspetti, chiamiamoli così, degli stili di vita agiscono come fattori di rischio, come fattori ovviamente che aggravano la patologia sottostante. Ovviamente il fumo, per la sua capacità, ovviamente purtroppo, di influenzare la funzionalità respiratoria. Ah, vi tralascio, anche questo è un po' amaro da dirlo, la grande preoccupazione in questi mesi nel mondo e nelle comunità, ci sono delle associazioni di pazienti a riguardo che fanno da portavoce dei pazienti con apnea, per due ragioni. La prima, visto che purtroppo uno degli esiti più importanti dell'infezione da coronavirus è proprio l'alterazione della funzione respiratoria, e quindi sono dei pazienti che potenzialmente possono subire conseguenze più gravi a parità di fattori dall'infezione. Il secondo è, paradossalmente, anche se non c'è una dimostrazione al tutt'oggi adeguato, una possibilità che gli strumenti, lo strumento si chiama CPAP, che sostanzialmente eroga ossigeno, faccia in qualche modo da moltiplicatore nel rischio di contagio, perché va a pescare sostanzialmente aria nell'ambiente, aria potenzialmente contagiata, la metti direttamente nel circolo respiratorio del paziente. Questo secondo fattore desta preoccupazioni, ma non è dimostrato. Al contrario, il primo, in quanto meno è banale perché purtroppo in qualche modo chi ha un'alterata funzione respiratoria per qualsiasi ragione, anche gli stessi fumatori, vivono conseguenze in qualche modo probabilisticamente maggiori delle sistemiche conseguenze del coronavirus.
Ovviamente ho già detto di quanto impatta a vari livelli socialmente, sulla produttività, sull'incidentistica stradale e sul mondo delle relazioni. Tornando a quelle cose che ci siamo già detti, ma l'avevo già detto, ve lo dicevo quando tu come psicologo devi cercare di escludere disturbi del sonno che possono e non hai strumenti, alcuni aspetti del paziente ti possono dare indicazioni. Maschio, almeno di mezza età, fortemente sovrappeso, è una specifica struttura larga e corta del collo. Più avanti, no, nella prossima lezione, vedremo sostanzialmente un po' di queste foto di pazienti o di dettagli anatomici delle vie aeree superiori dei pazienti con atonia. E qui, in qualche modo, è riassunta la dinamica che vi dicevo prima per quanto riguarda gli aspetti neuropsicologici e quindi le apnee portano alla rifrazione continua di ossigeno, oltre alla rifrazione del sonno. Tutte e due contribuiscono in qualche modo al fenomeno diurno della sonnolenza, ma purtroppo contribuiscono direttamente allo stato di ipossemia corticale, ha dei danni della funzionalità corticale che poi vanno a impattare in deficit neuropsicologici. No, qui c'è lo stesso che abbiamo visto prima e quindi non lo rivediamo, quel paziente in cui si vede la dinamica della saturazione, vado verso un punto in cui concludere, e le aree cognitive maggiormente coinvolte sono, come vedete, funzioni intellettuali più aspecifiche generali. Ovviamente, verrebbe a dire la capacità di mantenere l'attenzione sostenuta, il livello di vigilanza, le funzioni innesti, le funzioni esecutive, quindi immaginate anche che ci sia un prevalente interessamento frontale o prefrontale, e la preferenza e la destrezza manuale. E quindi sono aree importanti del funzionamento del paziente che subiscono conseguenze anche in una sfera cognitiva. No, io mi fermo qua piuttosto che invece cominciare un'altra parte e la riprendiamo nella prossima lezione. Un po' di ultime cose pratiche, anche se c'è poco da dire. Come vi ho già detto, non è possibile per disciplina di facoltà fare lezione durante la sospensione accademica, perché non lo so, soprattutto a voi e ai vostri colleghi, perché la mia intenzione è proseguire o proseguire se gli studenti vogliono. I rappresentanti degli studenti hanno protestato col preside, con alcuni docenti che volevano fare didattica anche nelle ferie pasquali. Il preside, su mia precisa interrogazione, ha detto no. Per cui noi ci salutiamo per le vacanze pasquali, la sospensione didattica termina il 14 con martedì, quindi vuol dire che ci vediamo esattamente a 7 giorni, avendo ufficializzato lo spostamento alle 14:30 per la concomitante lezione di testimonianza. Ci vediamo dopo Pasqua alle 14:30. Ovviamente sono raggiungibile per qualsiasi cosa via mail. Se c'è ancora qualche minuto per domande, 5 meno un quarto solare. Oddio, che cos'è? No, scusate, soffro. Perché Giacomo? Buona domanda, Giacomo. Un attimo ancora, no, scusate perché non avevo visto facendo la lezione una domanda alla chat che invece merita. Giacomo fa una giustissima domanda. La posizione è ovvio, lo sappiamo anche per esperienza vissuta. Che si fa se si ha la sventura, tra virgolette, di dormire a fianco a un russatore o a una russatrice? Due cose. Un piccolo colpo, un piccolo spinta. Sta cosa che la facciamo spontaneamente,
se la facciamo, nascono due esigenze. La prima è come i pazienti con apnea. Se tu allerti un po' il russatore, gli fai alleggerire lo stato di sonno, gli fai conquistare parzialmente il controllo della funzione respiratoria e quindi smette di respirare. Smette di russare. La seconda, a volte la gentile spinta, è proprio farle o per fargli cambiare la posizione. Ovviamente, come sapete, la posizione supina, per capirci, a pancia all'aria, è la peggiore possibile per la funzione respiratoria. La migliore possibile è quella prono, cioè a pancia in giù, in subordine, quella lateralmente. Tutto questo, e quindi la domanda di Giacomo è del tutto pertinente, è talmente vero che con molta cautela, poi lo vedremo, cioè poi vedremo che non è un granché, però comunque esiste quella che si chiama, fra le strategie non strumentali, ovviamente anche non farmacologiche, la cosiddetta terapia posizionale, cioè terapie che mirano a far modificare la posizione al paziente. Per cui la risposta è certamente sì, hai ragione Giacomo, è talmente vero che, anche se vedremo un qualche limite, c'è addirittura una terapia che pone proprio al centro la modificazione. Ho scosso la testa perché poi vedremo, non ha effetti clamorosi, però il problema esiste e certamente la posizione supina è altamente sconsigliata ai pazienti con l'apnea. No, sì, scusa, mi è scappato Giacomo, è un lapsus linguae quello, volevo dire smettere di russare ovviamente, ma mi spieghi perché Giacomo ti fa tanto effetto vedere gli apnoici? È perché c'è di respirare o perché conosci qualcuno con apnea o perché ti fa tanto effetto? Hai smesso di respirare, scusa, era troppo facile dirlo, cioè, hai smesso di respirare, Giacomo. Ah, vabbè, dai, che c'entra, una cosa è che non hai fiato quando fai la corsa, dai. Ragazzi, se non ci sono domande, noi vi faccio gli auguri di, insomma, che vi devo dire, se possibile una serena Pasqua. In casa, ovviamente in casa. Se potete, se avete un barbecue, fatevi un barbecue sul terrazzo, oppure neanche il barbecue sul terrazzo, mangiate dentro casa quello che più preferite. Se qualcuno è di origine campana, certamente lo è Mario, spero. Non ti ho chiesto se sei qua o sei giù, Mario, mangiatevi la pastiera, che è un ottimo dolce della tradizione campana. Mario, ma sei a Roma? Ai ai ai, quindi niente pastiera, tranne che non vai in qualche pasticceria, ma non so se è tra le cose che è consentito andare in pasticceria. Beh, non lo so. Ah, la lasagna. Beh, però la lasagna è un po', non fa parte proprio della tradizione pasquale. Vabbè, io ho incontrato una persona, insomma, dal giardino, ho visto il mio palazzo, che è di origine salernitana, che mi ha detto: ti piace la pastiera? Io non potevo toccarla, diciamo, cioè sono 2-3 anni che non mangio la pastiera perché mi manca la lezione, quindi forse avrò la pastiera per Pasqua. Ok Lisa, ragazzi, tanti auguri, buona Pasqua e ci vediamo fra una settimana e penso che starete bene come state adesso, perché vi sento abbastanza reattivi e vispi. Vabbè, che abbiamo merito? Io anche gliel'ho chiesto, sono contentissimo, speriamo non si dimentica. Spero pure che faccia una bella pastiera. La pastiera non è una cosa facile, ve lo dice uno che sa cucinare bene. Sono contento se mi regala una bella pastiera. Non so neanche se a Roma si vende, per esempio, perché di tradizione campana, perché a Roma non ho mai visto i supermercati, i barattoli, il grano, perché il grano è uno degli ingredienti, i cosi di millefiori, cioè tutta una serie di cose che sono tipiche della pastiera. Vabbè, basta parlare di pastiera, soprattutto se alcuni di voi non possono mangiarla. Allora, di nuovo tanti auguri e ci vediamo fra 7 giorni dopo Pasqua alle 14:30. Continuiamo un po' con le apnee e poi andiamo
ai bimbi. Arrivederci, tanti auguri, buona Pasqua e buone feste a tutti quanti. E comunque, se c'è qualche problema, scrivete. Ciao ciao, blocco streaming. Mi preparo per un'altra cosa. Arrivederci, ciao ciao, buona Pasqua.